Allora, abbiamo visto nell'ultima lezione pratica che cos'è il DOM e quindi a questo punto vorrei provare in maniera un po' più diciamo, interattiva a capire come funziona e come possiamo sfruttarlo per i nostri scopi. Ci focalizziamo per il momento principalmente sugli aspetti di esplorazione, poi dopo vediamo come possiamo anche andare a fare operazioni di modifica dei contenuti della pagina HTML. Allora, vi apro qui una pagina della didattica. Vado a vedere l'offerta formativa e vado a vedere le lauree. Ok, quindi qui abbiamo una pagina con un po' di contenuti. Quello che vorrei fare con voi come esercizio è, va bene, diciamo che abbiamo questa pagina. Come possiamo utilizzare il DOM per avere, ad esempio, l'elenco di tutti i nomi dei corsi di laurea ed eventualmente i link che compaiono? Allora, apro la console. Ok. Se volete possiamo andare a vedere la struttura della pagina, giusto per capire come è fatta. Se vedete ci sono ci sono sostanzialmente due div, quindi questo è un div con i costi dell'area di architettura, ok? E poi c'è un altro div che è questo, scusate, scorro un attimo sotto, con i corsi dell'area di ingegneria. Non so quanto riuscite a vedere sullo schermo, ingrandisco un pochettino. Ecco, lo metto di fianco così forse riusciamo a vederlo meglio. Quindi, questa è la tabella che contiene i corsi dell'area dell'architettura. E qui sotto abbiamo una tabella con i costi dell'area di ingegneria. Ok? Quello che possiamo fare è, ad esempio, andare a prendere tutti gli elementi che stanno dentro un div o dentro un elemento che ha come classe ctesto, quindi questo o questo, in realtà questo ci porta anche questa parte qua in alto, che non c'entra nulla. Se andiamo a vedere ulteriormente, vedete che aprendo il tutto, qui c'è una tabella con classe tab CDS, qui c'è un'altra tabella con classe tab CDS. Quindi, ad esempio, se io vado a usare la console, quello che potrei fare è fare un document.get element by class name. E qui vado a mettere tab CDS. Vedete che il risultato è una collection, quindi quando io vado a recuperare più elementi, ad esempio tramite classe, ottengo quella che è una collezione, ovvero è un oggetto che mi permette di avere tanti elementi contenuti al loro interno. Questa collezione assomiglia un po' a degli array, ma non è un array, ok? C'è una piccola differenza dovuta a ragioni storiche, per cui quello non è un array, ma è una collezione. Ci assomiglia molto, per cui io posso fare, se io questo lo chiamo tabs, vado a dire che questa è la variabile tab. Se io faccio tabs.get
posso andare con l'indice 0 a prendere la prima tabella, che la prima tabella è quella che contiene il body, quindi contiene ad esempio questa architettura, contiene. Lo vediamo qua, ad esempio architettura con il link. Quindi, volendo operare su questa pagina, noi possiamo avere le tabelle, che vengono gestite in quel modo. Per cui, ad esempio, potrei dire for t, diciamo, let t. Usiamo la sintassi nuova of tabs, che tabs t.style.background uguale a acqua. Vedete che le due tabelle automaticamente hanno cambiato colore. Se non mi piace questo, posso fare un altro colore. Quindi posso identificare gli elementi all'interno della pagina, posso agire sui loro contenuti. Posso ovviamente poi andare nel dettaglio, per cui se io vado a prendere ad esempio tabs di 0, ovvero la prima tabella, quella che corrisponde a quella che vediamo qua con i costi dell'area dell'architettura, riduco un po' così abbiamo più spazio di qua. Se vado a fare tabs di 0, su questo posso di nuovo applicare i metodi che abbiamo visto prima, ad esempio punto children, ovvero mi dà tutti gli elementi che stanno all'interno di quella tabella. Se vedete è una collection con due elementi, head e body. Ma posso anche fare un'altra operazione, quindi posso fare tabs di 0, punto, ad esempio, get elements by tag name, per cui posso andare a prendere, ad esempio, tutti, ve lo scrivo qua come commento, tutti i link nella tabella. Il metodo getElements by tag name funziona in maniera ricorsiva, mentre children ci dà gli elementi che stanno direttamente all'interno della tabella, quindi table head e table body. GetElements by tag name, ma anche l'elemento che avevamo visto prima, getElements by class name, funziona in maniera ricorsiva, quindi va a vedere gli elementi direttamente contenuti, quelli contenuti in questi, eccetera, e quindi va a un livello di annidamento a piacere. Quindi vedete che ad esempio mi dà quattro link. Tra l'altro il bello della console è che quando io mi posiziono sui vari elementi all'interno della collezione, questi vengono evidenziati all'interno della pagina e quindi sono proprio quei quattro link. Ok? Quindi immaginiamo di scrivere ad esempio una piccola funzione che va a recuperare tutti questi link e li mette ad esempio in una lista. Per scrivere la funzione
vado a utilizzare WebStorm perché così mi permette di usare l'editor in maniera migliore, ma sostanzialmente, scusate. Allora, file, new, JavaScript file, ok, corsi di studio.javascript. Allora, innanzitutto abbiamo detto recupero le tabelle con gli elenchi dei corsi di studio, quindi var tabs uguale questo. Vado a definire una variabile CDS che è uguale a un array inizialmente vuoto, poi for tabella of tabs, che let links, scusate, qui ho dimenticato di dichiarare la variabile, links uguale tabs, scusate, t.get elements by tag name, e quindi vado a prendere tutti i link di tipo A, e poi for let l of links cds punto push l punto inner text, che va a prendere sostanzialmente il testo contenuto nel link. Quindi, riepilogando, questo ci dà l'elenco delle tabelle che hanno questo nome della classe. Poi, per ognuna di queste tabelle, che sono due, vado a prendere i link facendo t.getElementByTagName A, quindi vado a prendere tutti gli elementi che hanno come tag name A, dopodiché faccio un link scusate, faccio un loop su questi link e vado a prendere il testo di ciascuno di questi link e lo metto dentro questo array CDS. Alla fine posso fare console.log cds. A questo punto provo ad eseguire questo codice all'interno del nostro browser, quindi nella console. E ottengo l'elenco di tutti i nomi dei corsi di architettura, più quelli di ingegneria. Questo volendo, posso fare un alert. Ci sono in totale
CDS punto length corsi di studio. Vado a eseguire questo codice nel mio browser nuovamente e vedete che mi appare ci sono 30 corsi di studio. Ok, quindi close. A questo punto avevamo detto che volevamo fare una funzione. Vado a dichiarare la funzione function corsi di studio. Ok, per ogni gruppo di CDS prelevo i link e li aggiungo alla lista. Quindi vado a definire la mia funzione, per cui se chiamo corsi di studio come funzione, quindi ricordiamoci che bisogna mettere le parentesi tonde per fare l'invocazione, ottengo il conteggio. Se volete possiamo richiamare questa funzione quando facciamo un clic, ad esempio, su questo titolo qua. Quindi, questo titolo si chiama Div Title Corsi di Laurea, Class titolo HTML ellipsis, quindi posso dire var titolo uguale document.get element by class name diciamo titolo HTML. Lo spazio vuol dire che sono due classi diverse. E posso fare titolo punto vedete che è quello che abbiamo messo lassù in cima, quindi possiamo fare titolo di 0 punto on click uguale corsi di studio. Vedete che in questo caso non ho messo le parentesi tonde perché voglio non mettere dentro la proprietà onClick il risultato della chiamata corsi di studio, ma voglio proprio mettere l'oggetto corsi di studio, ovvero il riferimento a quella funzione. A questo punto, se non ho sbagliato niente, facendo un clic qua sopra, compare
il conteggio dei corsi di studio. Perché? Perché abbiamo associato all'evento legato a questo elemento HTML l'esecuzione di quella funzione. Quindi, oltre a questo, noi possiamo ovviamente andare a modificare tanti elementi. Quindi, ad esempio, se io vado a prendere questo elemento, volendo posso aggiungere al suo interno una frase che mi dice all'interno della nostra offerta ci sono tot corsi di studio. Ok? Per cui vado a definire un'altra funzione, la definisco di qua con Webstone così è più facile scriverla e leggerla. Quanti corsi? Sostanzialmente vado a copiare quanto c'è già scritto di là. Ok, diciamo che la presentazione è uguale a abbiamo detto la classe è ctesto, a noi interessa il primo elemento, quindi il primo div con quella classe. Ve lo faccio vedere di là nel browser, quindi se io vado a mettere document.html.ctesto, quello è proprio quella frase. Okay. Qui dentro posso fare punto append puntini puntini e ho aggiunto questa parte. Okay. Quello che voglio fare nella mia funzione è presentazione.append P, la nostra offerta prevede cds.length corsi di studio. Quindi se io copio questa funzione qui, la chiamo quanti corsi, qui in realtà devo mettere append HTML, ma quello che compare è la nostra offerta prevede 30 corsi di studio. Quindi in questo modo io posso, in qualunque caso, andare a aggiungere o cancellare questo elemento. Allora, adesso torno sul codice così lo rivediamo, lo commentiamo con calma. Allora,
la parte iniziale del codice è sempre la stessa. Ok? Vado a prendere tutti gli elementi che hanno come classe tabcds, che sono quelle due tabelle che abbiamo visto prima. Vado a inizializzare la variabile, in realtà qui ho utilizzato var, la raccomandazione è let, così WebStorm non ci dice nulla. Poi per ognuna di queste tabelle che cosa faccio? Vado a prendere gli elementi di tipo A, per ognuno di questi elementi vado a prendere l'inner text, ovvero il testo che sta all'interno dell'elemento, e lo aggiungo a questo array. Poi vado a prendere l'elemento presentazione, che è document get element by class name cTesto. Attenzione, tutte le volte che io ho questi metodi get elements by class name o by tag name, quello che mi viene restituito è una collezione. E quindi a me interessa il primo elemento, quindi metto 1, 0. Questo, presentazione, ve lo faccio vedere velocemente di là, è quel testo che vediamo lassù in cima. A questo punto faccio presentazione.append e qui vado a mettere il testo. Ok? Okay. L'altra cosa che posso fare è fare la domanda, il metodo push si utilizza per aggiungere elementi all'array? Sì, l'abbiamo usato in un po' di esempi, equivalente al metodo add per Java nelle liste? In pratica sì, in pratica funziona come add nelle liste, nel senso che aggiunge un nuovo elemento in fondo. Un'altra cosa che potrei fare invece di fare questo è fare presentazione.inner HTML uguale la nostra offerta prevede più, abbiamo detto cds.length più corsi di studio. Quindi se io vado a copiare questa funzione, la metto di là. Ok, a questo punto se faccio quanti corsi, il risultato, come vedete, è che avendo scritto in HTML uguale, tutto il contenuto HTML di quell'elemento è stato sostituito da quella stringa. Se invece di scrivere in HTML uguale avessi scritto in HTML più uguale, allora avrei semplicemente concatenato. Okay? A questo punto, se io ricarico la pagina, okay, vedete che ho ripristinato tutto. E mi è tornata la pagina di partenza. Ovviamente ho perso anche tutte le variabili predefinite, per cui qui vi scrivo l'altra funzione cioè la funzione stessa di prima, però modifico e faccio più uguale in HTML. In questo caso vado a definire la funzione quando scrivo quanti corsi. Il risultato è che la frase di prima viene aggiunta qui in fondo.
Attenzione che questa è una funzione, quindi io potrei anche andare a dire che il nostro titolo, che è uguale a document.getElementsByClassName, e l'elemento è questo qua, titolo HTML. Di 0, anche se ce n'è uno solo, con quella classe comunque mi viene restituita una collezione. Se io faccio titolo punto, invece di fare on click, che è quello che viene fatto click, posso fare on mouse over, ovvero quando il puntatore passa sopra l'area, uguale quanti corsi. A questo punto, nel momento in cui io vado qui sopra, vedete che mi aggiunge la frase, ok? Ovviamente continua ad aggiungermela, quindi mi riempie il contenuto. Ok? A questo punto, piccola diversione, quindi non necessariamente una parte del corso, ma una curiosità aggiuntiva. Quando voi avete, eccoci qua, quando voi avete una funzione di questo tipo, quello che potete fare è ovviamente metterla nell'HTML e richiamarla. Il problema è che la pagina che abbiamo di là, non l'abbiamo fatta noi, quindi non possiamo mettercelo dentro. O lo scriviamo a mano come abbiamo fatto adesso, oppure è difficile. Esiste un modo di andare a eseguire del codice JavaScript nostro su pagine altrui. Ed è un meccanismo che si basa su quello che si chiama un bookmark let, ovvero una piccola applicazione che viene, diciamo così, fatta passare come fosse un bookmark, quindi un segnalibro. Quindi io vado a prendere il codice di prima, ok? Non lo metto più dentro una funzione, vado a eliminare tutti i commenti e quello che non c'entra nulla, lascio tolgo anche la stampa su console, metto l'alert, ok, questo lo metto dentro una scoping function, quindi faccio function aperta chiusa tonda graffa, ok, quindi se io eseguo questo codice direttamente all'interno della pagina, qui mi viene mostrato la finestra di alert, ok? A questo punto quello che faccio qui è fare un bookmark add bookmark. Questo è Politecnico di Torino, quindi mi aggiunge questa pagina e io invece di mettergli quel nome gli dico conta corsi di studio e faccio add. Dopodiché vado a fare bookmarks Edit Bookmarks e qui ne ho un sacco, tra cui i favoriti e quello che abbiamo visto prima, ovvero Conta CDS. Qui a questo punto vedete che ci sono
ovviamente c'è l'URL di prima, io vado qui e cancello l'URL e aggiungo la funzione che ho messo prima. Davanti scrivo JavaScript due punti. Ok? Invio, a questo punto torno indietro e vedete che quassù, tra i bookmark preferiti ce n'è uno che si chiama Conta CDS. E vedete che c'è JavaScript, eccetera, eccetera. A questo punto, se non ho fatto errori, schiacciando qui viene eseguito il codice JavaScript nel contesto di questa pagina, ma quello che io ho scritto nel bookmarklet. Qualche errore l'ho fatto perché evidentemente non mi viene eseguito. Scusate, sono qui. Allora, non ho capito perché me lo fa vedere di là. Ok, allora vado a vedere la console. Allora, non me lo lascia più muovere, non so come mai. Scusate, chiudo la finestra. Ok, torno qui sull'offerta formativa delle lauree e provo a rieseguirlo. Allora, apro innanzitutto la nostra console per vedere se ci sono degli errori e poi lo eseguo. Allora, abbiamo un unexpected key var. Probabilmente c'è un errore nel come ho dichiarato tutto. Eccolo qua, guardate. Era segnalato anche da WebStorm, mancava il punto e virgola qua. Ok? Quindi a questo punto rifaccio la stessa operazione, metto anche il punto e virgola qua. E torno a fare la stessa operazione di prima. Quindi vado a fare bookmarks, edit bookmarks, vado a prendere i favoriti, vado a modificare questo, quindi cancello JavaScript due punti, vado a incollare la funzione. Torno indietro. Vediamo se stavolta funziona. Eccolo qua, a questo punto ha funzionato. Ok? Vedete che abbiamo eseguito il codice JavaScript nel contesto di questa pagina. Il codice però non era nella pagina, ma è quello che abbiamo scritto noi. Quindi in questo modo voi potete scrivere dei frammenti di codice JavaScript. Questo, in realtà, quello che dovete mettere è anche un JavaScript due punti davanti, in modo che il browser lo interpreti come un frammento di codice JavaScript da eseguire quando voi cliccate lì sopra, e
eseguirà questo codice. Io ho messo il tutto all'interno di una scoping function in modo da incapsularla e evitare interferenze tra quel codice e il codice della pagina. Quindi io chiamo questa pagina, questa funzione e la eseguo subito, cioè la definisco e la eseguo subito e il risultato è quello di fare questa operazione di alert. Okay? Ovviamente potete fare qualunque operazione andando a modificare il contenuto della pagina. Okay? Senza nessun problema. Questo si chiama per l'appunto un bookmarklet che permette di andare a definire un segnalibro che invece di essere un URL è un pezzo di codice JavaScript. Ve lo faccio vedere. Di nuovo, allora. Lo faccio, quello era su Safari, ve lo faccio su Firefox, quindi la pagina è questa, ok? L'abbiamo caricata. Quello che faccio è aggiungere un segnalibro, quindi aggiungi pagina ai segnalibri. A questo punto, invece di mettere il nome, che è il titolo della pagina, quando voi aggiungete un segnalibro, automaticamente vi mette come nome del segnalibro il titolo della pagina, andiamo a mettere conta corsi di studio. Okay? A questo punto ho fatto, vado qui e vado a scusate, torno semplicemente qua. Allora, segnalibri, modifica segnalibro. Allora, qui non riesco a aspettate, vediamo se riesco a fare allora segnalibri. Allora, visualizza tutti i segnalibri. Eccoci, scusatemi. Sono abituato con Safari e quindi allora, quello che mi scrivi tu, ovvero posso mettere il codice direttamente dentro, probabilmente è la soluzione più semplice. Quindi se io vado a incollare, non questo, vado a mettere il codice così, forse addirittura più semplice, io sono sempre passato dall'altra parte, quindi se io vado a prendere qua, cancello il contenuto e vado a mettere il testo, scusate, vado a farlo qui su. Ok, a questo punto se faccio segnalibri, mi dà modifica segnalibro, no, almeno questo non me lo fa, magari su qualche vostro altro browser sì. Allora, quello che a me ha funzionato è visualizzare tutti i segnalibri, che quindi mi mostra questa pagina, qui ho conta CDS e a questo punto qua vado a incollare il testo.
a questo punto, con il segnalibro che abbiamo visto prima, conta CDS, ho il codice che viene eseguito. Probabilmente digitarlo nella barra dell'URL, se puoi salvarlo, non so se funziona su questa versione di Firefox, magari funziona in altri browser. Okay? Comunque, questo è un po' macchinoso, ma in realtà si fa una volta che voi avete il codice che funziona, lo incollate, cioè lo mettete come segnalibro. Per cui volete togliere tutte le pubblicità da una pagina HTML che andate a frequentare, beh, vi scrivete il codice JavaScript che va a cancellare tutto quello che non è il testo che vi interessa, poi lo lanciate e avete la pagina ripulita. Domanda, ovviamente non avrebbe senso chiamare questo bookmark da qualsiasi altra pagina web? No, perché in realtà va a prendere degli aspetti molto specifici. È chiaro che io potrei scrivere un bookmarklet molto più generale. Immaginate un bookmarklet che mi mette lo sfondo della pagina del body a un colore che a me piace. A quel punto quel bookmarklet ragionevolmente potrebbe funzionare su qualunque pagina. Questo è molto specifico perché va a prendere quelle specifiche classi e le posizioni e quindi non funziona su pagine che hanno un'altra struttura. È probabile che se invece di andare a prendere i corsi di primo livello vado a prendere le lauree magistrali e vado ad eseguire il bookmarklet, ecco, in questo caso funziona perché non è la stessa pagina, però ha gli elementi che sono sostanzialmente gli stessi. Quindi funziona se quella pagina ha quegli elementi con quelle classi o con quegli ID a seconda di quelli che utilizzate e più o meno la stessa struttura. Quindi abbiamo scoperto che ci sono 41 corsi di studio magistrale. Okay? Quindi è una variante giusto per farvi vedere che tramite il DOM io posso fare qualunque cosa sulla pagina. Okay? Quello che normalmente faccio è rispondere a una certa operazione, quindi un click, un hover o altro, andando a fare delle operazioni. Vi faccio un altro esempio. Immaginiamo di voler andare a che so fare un'operazione, non so, ingrandire il testo di un elemento nel momento in cui ci passo sopra con il mouse. Lo posso fare tramite CSS. Sicuramente, ma lo posso fare anche in altro modo. Quindi, se io prendo un certo elemento volevo solo commentare, poi questo frammento di codice ve lo metto a disposizione, ovviamente. Diciamo che se abbiamo un elemento uguale, e poi vediamo come lo recuperiamo, uno qualunque della pagina, posso dire elemento punto on mouseover uguale, e qui vado a mettere function, e posso mettere this.style.mouseover size
uguale a 150%. This punto style punto background uguale yellow. E poi posso fare elemento on mouse out, che è l'altro evento che viene scatenato quando il puntatore del mouse esce dall'area di interesse, e qui torniamo 100 e mettiamo black. Mettiamo una funzione che si chiama enfatizza, che ha un parametro elemento che potrebbe fare questa operazione. Quindi se io vado a prendere questo e torno ad esempio qua, quello che posso fare qua è scrivere la mia funzione. E poi vado a prendere ad esempio l'elemento di prima che non mi ricordo più come si chiamava. Ad esempio C sottotitolo. Allora. Sottotitolo. Lì uguale a document.get elements by class name c, abbiamo detto sotto titolo. Ok, è lui. Ne abbiamo due perché in realtà sono questo e poi quello sotto. Okay. For s of sottotitoli e vado a chiamare questa funzione che enfatizza s. A questo punto, se non ho sbagliato, vedete che andando sopra cambia il colore. Ok? Ho sbagliato qualche cosa nel testo, nel codice. In realtà il background potrebbe tornare a essere bianco, in realtà o grigio, altrimenti il background diventa. Size probabilmente non funzionava perché probabilmente in quel contesto non andava. E vado a ripetere questa operazione. A questo punto vedete che non ha cambiato la dimensione, però è cambiato il background.
Quindi di nuovo tramite l'uso del DOM ho recuperato degli elementi, in particolare ho recuperato tutti quelli che hanno una certa classe. A tutti questi li ho passati alla funzione enfatizza, che è quella che vediamo qui. Sostanzialmente prende l'elemento e dice che l'evento mouseOver è questo, l'evento mouseOut è questo, e quindi da quel momento in poi ogni volta che il mouse si sposta sopra e ogni volta che il mouse esce dall'area vengono eseguiti questi codici. Ok, adesso non ho scritto nulla, ma quello che potrei andare a mettere qua, giusto per vedere quando avviene, è console.log in, e visto che questo non funzionava, out. Quindi ridefinendo la funzione enfatizza e andando a modificare di nuovo i due attributi, a questo punto vedete che entrando ho in, uscendo ho out. In, out. Okay? Qui sotto nella console mi viene segnalato ogni volta che entro ed esco da un elemento di quel tipo, per cui anche quest'altro stesso tipo di comportamento. Perché? Perché tutti gli elementi che stanno nella collezione sottotitoli li ho passati a questa funzione enfatizza, che è quella che per l'appunto esegue questa funzione all'entrata e esegue quest'altra funzione all'uscita. Il passaggio successivo a questo punto è il seguente. Che cosa mettiamo dentro una pagina HTML? Mettiamo dei contenuti. Quindi, normalmente quando io clicco, espando qualcosa o faccio qualche altra operazione, vorrei andare a caricare dei contenuti, prendere quei contenuti e spalmarli all'interno della mia pagina. Come posso fare questo? Beh, devo avere alcuni punti di riferimento. Innanzitutto devo capire come rappresento i dati. Okay? E ho tante alternative. Il secondo punto è come faccio tramite XML, tramite JavaScript, ad accedere a dei contenuti che poi vado a piazzare all'interno della mia pagina. Quindi immaginate questo elenco. Questo elenco io potrei non averlo direttamente dentro la pagina. Se andiamo a vedere il contenuto della nostra pagina, vedete che tutte queste cose qua. Questi, adesso lo vediamo un po' più sotto, andiamo a prendere una riga a caso che è probabilmente qua sopra. Ok, questi invece di metterli direttamente nella pagina HTML, io cosa potrei fare? Quando carico questa pagina, eseguo un frammento di codice JavaScript che va a caricare i dati che stanno in un file CSV, in un file JSON, in un database, dove volete, e li inserisce all'interno della pagina. Molto più pulito, il contenuto della mia pagina HTML sarebbe molto più lineare e quindi il risultato probabilmente della pagina, del risultato della pagina probabilmente sarebbe molto più semplice. Ok? Quindi i prossimi due passi che noi faremo saranno uno, capire come rappresentare i dati, e vedremo che ci sono alcuni modi diversi. Non parleremo di basi di dati in questo corso, però quella è un'altra modalità un pochettino più complessa. E vedremo come tramite il meccanismo Ajax, che abbiamo già menzionato parlando dell'architettura generale del web, è poi possibile andare a recuperare questi dati che possono essere dei file preconfezionati oppure potrebbero essere generati da qualche applicazione web su richiesta, però
Possiamo prendere questi dati e poi utilizzarli per andare a riempire i contenuti di una pagina HTML. I contenuti potrebbero essere un elenco come questo, potrebbero essere una tabella, potrebbero essere, e quello è l'ultimo punto a cui tendere, un grafico. Quindi andiamo a prendere i dati che poi andremo a utilizzare per disegnare un grafico. Quindi, prossime lezioni sui dati e sul meccanismo Ajax, che potremo poi utilizzare per andare a fare questo tipo di operazioni. Direi che con questo spero di avervi dato qualche spunto di riflessione e magari possibilità di rivisitare l'ultima lezione che avevo pubblicato su DOM. I bookmark a questo punto sapete come funzionano e quindi potete sbizzarrirvi se volete andare a manipolare in qualche modo delle pagine che già esistono iniettando il vostro codice JavaScript. La lezione di giovedì in realtà è un po' difficile caricarla perché buona parte della lezione è stata fuori dalla stanza principale, è stata fatta a gruppi, quindi è registrata, quindi ve la metterò sul portale, però diciamo che la registrazione soltanto dello schermo è relativamente inutile. Ce l'avrete sul portale, non la metto su YouTube perché poi ci sono le interazioni con le persone e quindi dovrei chiedere permesso a tutti voi di comparire su YouTube, cosa che non mi sembra il caso di fare. Comunque sarà poi disponibile sul portale. Domanda relativamente all'esercizio 3? Sì, posso estrarre quella parte e ve la pubblico. Va bene. Me lo segno e ve lo faccio, tanto i dati sono lì a disposizione. Ok. Perfetto, se non ci sono domande, io per oggi vi saluto. Domanda, i bookmark restano anche se carichiamo la pagina o vanno comunque inseriti di nuovo? No, i bookmark sono come i bookmark che voi mettete per le vostre pagine, quindi sono all'interno del browser, non sono all'interno della pagina. Quindi, quando voi avete i vostri preferiti, quelli restano comunque. Quando spegnete il browser e lo riavviate, restano lì. Quindi, una volta che li avete messi, restano per sempre. Ok.